Export, il Piemonte ha i numeri per crescere, è quanto emerso oggi dal tavolo di confronto tra l'economia dell'industria piemontese e quella dell'Est Europa. Una piantagione di cannabis sulle colline di Coppi, vicino a Castellania, in provincia di Alessandria, arrestati dai carabinieri due giovani. Juve al bivio, intanto stasera di nuovo in campo per la Champions League all'Allianz Stadium contro il Benfica. Ambiente, ripartono le misure antismog, ne parliamo con il direttore di ARPA Piemonte, Angelo Robotto, nostro ospite. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. A Torino una giornata di confronto tra l'economia dell'industria piemontese e quella dell'Est Europa. L'industria del Piemonte, tramite il sistema confederale, può crescere nelle esportazioni ed essere sempre più protagonista della filiera che i nuovi sbocchi possono offrire, spiega il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gai. Sentiamo. Adesso la cronaca, un giovane di 26 anni è finito in ospedale in codice verde dopo essere stato investito da un'auto mentre era a bordo del suo monopattino. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Il giovane stava passando sulla pista ciclabile in corso Vigevano all'angolo con Via Cigna a Torino. L'auto stava invece viaggiando in direzione del centro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Il ragazzo è stato portato a San Giovanni Bosco. Il monopattino, come vedete da queste immagini, è rimasto danneggiato e portato via da un carro attrezzi. Eccolo qua le immagini del monopattino. Non si rassegnava al fatto che l'ex compagna si fosse rifatta una vita sentimentale, così nel corso di quello che doveva essere un incontro chiarificatore ha coltellato il suo nuovo fidanzato. Il fatto è avvenuto a Val della Torre nel Torinese. Sentiamo i dettagli. Non ha sporto denuncia perché pensava che prima o poi avrebbe smesso per paura di eventuali altre reazioni. Ha sopportato per mesi e mesi telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, minacce e messaggi minatori. È la storia di una donna di 44 anni che dopo aver deciso di porre fine a una relazione ha cominciato a vivere un inferno.
e la situazione è peggiorata quando la donna ha deciso di rifarsi una vita con un nuovo compagno. Il tutto alla fine è degenerato in un tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta a Val della Torre, tranquillo comune situato in bassa Valle Susa, dove vive l'ex fidanzato che ha accoltellato il nuovo compagno della sua ex. L'aggressore non accettava la fine della loro storia d'amore, non riusciva a farsene una ragione. Era disposto a tutto, soprattutto a non farle vivere una nuova vita sentimentale. Esasperata, la donna ha deciso di recarsi da lui con il nuovo compagno. Voleva cercare di farlo ragionare. Non ne poteva più di quelle telefonate, di quelle minacce che le toglievano la serenità e influivano sul suo nuovo rapporto. La discussione doveva essere pacifica, chiarificatrice, e invece è capitato il peggio. Non appena sono entrati nell'abitazione di Val della Torre, l'ex li ha aggrediti spintonando il nuovo compagno e prendendo a schiaffi lei. Con un coltello preso dalla cucina ha successivamente colpito al fianco il nuovo compagno della sua ex. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dall'alloggio, hanno subito dato l'allarme e chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato il 43enne con l'accusa di tentato omicidio e sequestrato l'arma. Il ferito è stato portato all'ospedale Molinette con l'elisoccorso. La donna è stata invece medicata dall'equipe medica dell'ambulanza giunta davanti a casa. Le indagini sono coordinate dal PM Destito. Una lapide dedicata ai partigiani a Torino in largo Montebello 31 nel quartiere Vanchiglia è stata annerita dal fuoco applicato a una corona d'alloro che si trovava alla base. L'episodio è accaduto nella notte. Per individuare i responsabili indagano i carabinieri intervenuti poco dopo le 3. Nelle immagini vedete alcuni residenti che si sono impegnati per ripulire il monumento e far ricomparire i nomi incisi. Adesso andiamo nell'Alessandrino. Decine di piantine di marijuana coltivate in un bosco vicino a Castellania, in provincia di Alessandria. Con il raccolto due giovani ci producevano marijuana e hashish, ma i carabinieri di Tortona li hanno arrestati. Le indagini e i seguenti arresti sono stati illustrati al comando provinciale dei carabinieri di Alessandria. Prezzo importante che corrisponde alla qualità. Era droga di buona qualità, quella prodotta da due giovani di 22 anni. Hashish e marijuana, prodotta e confezionata a puntino con un occhio di riguardo anche al packaging, veniva poi piazzata sul mercato a 20 euro al grammo, segno questo dell'apprezzamento dei clienti ai quali veniva spedita per posta. L'invio della marijuana e dell'hashish via posta, quindi un canale che ormai abbiamo evidenziato anche in altre attività di indagini, e quindi non più la vendita al minuto in strada o presso eventuali luoghi previo accordo telefonico, ma la spedizione direttamente a domicilio. La loro piantagione è stata individuata in cima ad una delle colline che hanno reso imbattibile il campionissimo Fausto Coppi, zona impervia quella, e i loro movimenti sono stati notati da qualcuno. La segnalazione ai carabinieri di Villa Alvernia e le indagini dei carabinieri di Tortona hanno portato al loro arresto. I militari dell'arma li hanno sorpresi durante una delle loro uscite sul posto per mantenere e curare la loro piantagione. Una piantagione appositamente creata all'interno della quale sono state rinvenute di varia altezza 53 piante di canapa indiana dai 50 cm ai 2 metri. E all'interno dell'autovettura sono state trovate sia dell'hashish che della marijuana, circa un chilo, già suddiviso e pronto per la spedizione. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire a casa di uno dei due soggetti un altro quantitativo di hashish, circa 45 grammi, mentre a casa dell'altro soggetto una vera e propria organizzazione finalizzata alla pesatura, al confezionamento e alla spedizione. Parliamo del rinvenimento di circa 3 kg tra marijuana e hashish, di una pesa che confezionava il materiale per poi essere spedito sotto vuoto. La particolarità è che avevano creato una specie di brand, avevano acquistato delle confezioni stilizzate, venivano riempite con lo stupefacente, circa 3,5 grammi, e poi utilizzato per la spedizione. I due arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Alessandria, che per i due giovani ha disposto l'obbligo di firma quotidiano. Ora dovranno affrontare un processo per coltivazione illecita e detenzione ai fini di spaccio.
Cambio al vertice nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Torino. Il colonnello Alessandro Langella è il nuovo comandante, subentra il colonnello Enea Zanetti, che ha guidato il reparto per 3 anni e che è stato destinato alla scuola di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle. La cerimonia di passaggio di consegna si è svolta questa mattina nella sede di Via Giordano Bruno, alla presenza del comandante provinciale Torino, il generale Luigi Vinciguerra. Torino, dal 15 settembre tornano le misure antismog. Fino al 15 aprile prossimo si aggiungono anche divieti di circolazione dalle 8 alle 19 per i veicoli Euro 3 ed Euro 4. Sentiamo. Dal 15 settembre tornano a Torino le misure antismog previste dal protocollo del bacino padano alle limitazioni strutturali valide tutto l'anno, che riguardano il divieto di circolazione tutto il giorno, tutti i giorni festivi compresi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone e merci con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e diesel e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a GPL e metano, fino al 15 aprile del prossimo anno si aggiungeranno il divieto di circolazione dalle 8 alle 19 nei giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì, di veicoli diesel adibiti al trasporto persone e merci con omologazione uguale ad Euro 3 e 4 e tutto il giorno, tutti i giorni, dei ciclomotori e motocicli con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1. Quanto alle misure emergenziali, il semaforo scatterà sulle previsioni di superamento del valore limite giornaliero di PM10 ed entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo, fissato il lunedì, mercoledì e venerdì, rimanendo attive fino al controllo seguente. In livello arancio, in caso di previsione per la media giornaliera del superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo per 3 giorni consecutivi, farà scattare il blocco dei diesel Euro 3 e 4 adibiti al trasporto persone e merci, anche il sabato e nei giorni festivi dalle 8 alle 19. Il divieto si estenderà ai diesel Euro 5 adibiti al trasporto persone dalle 8 alle 19 di tutti i giorni. Il livello rosso si attiverà nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 microgrammi per metro cubo per 3 giorni consecutivi e si fermeranno anche i veicoli adibiti al trasporto merci con motore diesel Euro 5 dalle 8 alle 19 di tutti i giorni. Adesso parliamo di coronavirus. Iniziamo guardando il bollettino Covid giornaliero. I nuovi casi positivi sono 1.375 e una nuova vittima nelle ultime ore. Un nuovo ricoverato in terapia intensiva, sono 7 in tutto e restano invariati nei reparti ordinari per un totale di 221. E in Piemonte è iniziata la somministrazione dei vaccini bivalenti contro il Covid. Parliamo al momento di 336.000 dosi a disposizione della popolazione regionale, che potrà fruire di questo nuovo tipo di vaccino esclusivamente come booster, ovvero per terze e quarte dosi. Noi siamo stati all'ASL di Novara per capire meglio di cosa si tratta. Da lunedì 12 settembre l'ASL Novara ha iniziato la somministrazione dei nuovi vaccini anti-Covid bivalenti in città e nella sede di Borgomanero. 22.000 le dosi iniziali a disposizione della popolazione, che da oggi potrà contare su una doppia protezione dal virus. Si tratta sostanzialmente di un vaccino che, oltre al virus Covid precedente, ha anche contiene anche l'antigene per la variante Omicron BA1, che è quella che è stata responsabile degli ultimi episodi e delle ultime ondate della pandemia. Quindi offre rispetto all'altro una copertura a spettro più ampio e di conseguenza rappresenta un miglioramento rispetto alla formulazione precedente. Chi può accedere a questo vaccino? Attualmente le categorie sono le stesse che erano previste per la quarta dose in precedenza, quindi in questa fase tutti i soggetti che hanno compiuto i 60 anni, quindi tra i 60 e gli 80, perché chi ha compiuto gli 80 anni è già stato in campagna vaccinale con la quarta dose in precedenza, ovviamente chi non l'avesse fatto la quarta dose può accedere comunque, e in più ci sono gli operatori sanitari che prima non erano stati inclusi nella campagna, di qualsiasi età, e gli ospiti e operatori di RSA, quindi strutture residenziali per anziani che in parte hanno già ricevuto la quarta dose, e le donne in gravidanza.
nelle categorie che possono accedere a questa vaccinazione ci sono anche tutti i soggetti vulnerabili per patologia dai 12 anni in su. In questo momento ci è stato consegnato il vaccino prodotto dalla ditta Pfizer, circa 22.000 dosi. Sono previsti ulteriori arrivi che ovviamente vengono poi calibrati in base all'utilizzo. Noi facciamo parte di un sistema di rilevazione che settimanalmente restituisce alla Regione il conto delle dosi eseguite e sulla base di quello si calcoleranno i nuovi arrivi. Dovrebbe essere in futuro approvato anche un vaccino analogo prodotto dalla ditta Moderna che però in questo momento non è stato ancora approvato, quindi non è stato distribuito. Ora vi portiamo a Carmagnola, nel Torinese, con un assaggio del doppio appuntamento che la trasmissione Non Vedo L'Ora dedicherà alla città del peperone. Stasera, mercoledì 14 e domani, giovedì 15 settembre, alle ore 20, due puntate distinte. La prima dedicata alle bellezze carmagnolesi e al suo sistema museale, la seconda di domani sera con un viaggio all'interno della 73esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone. Vediamone un assaggio in questo servizio. Ed è cominciata una nuova settimana in compagnia di Non Vedo L'Ora, la trasmissione di GRP Televisione che vi porta alla scoperta delle bellezze dei comuni del Piemonte. Imperdibile questa settimana il doppio appuntamento dedicato a Carmagnola. Questa sera, mercoledì 14 settembre, alla scoperta di Carmagnola, della sua rete museale, di curiosità e tante, veramente tante cose belle da scoprire. Imperdibile anche l'appuntamento di giovedì 15 di settembre, quando saremo sempre a Carmagnola, ma ci dedicheremo alla 73esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone. Dunque non perdetevi questo appuntamento, Non Vedo L'Ora, tutte le sere alle ore 20 su GRP Televisione, canale 15. A Carmagnola è una città tranquilla, bella, vivibile, non è vero che non c'è niente, ci sono tantissime cose. Io mi trovo bene, sono felice di stare qua. Le stiamo scoprendo le tante cose che ci sono, anche molto particolari. Le chiedo dove nasce il legame col peperone. Ma dopo la guerra Carmagnola ha cambiato un po' il modo delle culture, passando dalla canapa che era la sua prima cultura importante, hanno visto che il peperone funzionava, cresceva bene in queste terre limacciose lasciate dal Po e quindi si è andati avanti, si sono inventati prima la fiera orticola con tutti i prodotti e poi hanno visto che il peperone era quello che funzionava e siamo passati alla monocoltura quasi di un peperone. Apriamo adesso la pagina dedicata allo sport, il calcio, la Juventus dopo il pari delle polemiche contro la Salernitana scende di nuovo in campo stasera allo Stadium contro il Benfica. Anche in Champions League, dopo il KO di Parigi con il Paris Saint-Germain, i bianconeri devono vincere per non compromettere la qualificazione. Vediamo. C'è ancora rabbia e delusione per la clamorosa svista al VAR nella sfida contro la Salernitana, con la vittoria ciuffata in extremis e poi svanita, ma la Juventus ha bisogno di voltare pagina e di farlo immediatamente. Anche perché in Champions League, già di fronte a un bivio, è importante ma non decisiva, ha detto Massimiliano Allegri in vista del Benfica. Dobbiamo vincere, punto e basta. Questo l'eco di Danilo. Alla Continassa sono ben consapevoli dell'importanza della sfida dello Stadium. Dovremmo stare dentro la partita senza commettere amnesia. Gli errori in campo europeo si pagano a caro prezzo, il pensiero del tecnico alla vigilia della gara contro i portoghesi. E l'avversaria è in un periodo d'oro con 11 vittorie in 11 gare. Servirà la prestazione da squadra, ognuno dovrà fare il suo senza strafare. Questa è la richiesta di Allegri ai suoi ragazzi, perché il Benfica ha una grande tradizione. Il dubbio più grande riguarda Di Maria. Come sta il Fideo? Ha recuperato, la risposta dell'allenatore, e adesso vedrò se schierarlo dall'inizio oppure no. E ci sono anche altri ballottaggi nell'undici che sfiderà i portoghesi vittoriosi all'esordio in Champions con un netto 2-0 sul Maccabi Haifa. Sicuramente ho un dubbio a centrocampo, ha svelato Allegri, tenendosi però per sé l'identità degli sfidanti. E devo anche valutare sul reparto offensivo, su Milik e Vlahovic. Stanno recuperando le energie, ma non avremo a disposizione Alessandro e saranno out anche Locatelli e Rabiot. Chi partirà dall'inizio è certamente Danilo, ma è da vedere se centrale in una difesa a tre o esterno basso di un quartetto. Io mi diverto più in mezzo, posso giocare di più pallone e vedere il campo in una maniera diversa, si espone così il brasiliano, ma alla fine è sempre mister a dirmi dove giocare.
Il classe 91 parla da leader. Servirà lo spirito di quelli che devono vincere. Non c'è altra possibilità, ha aggiunto l'ex Manchester City, e non possiamo permetterci di regalare un tempo come capitato contro la Salernitana. Siamo consapevoli di poter crescere e imparare, ma dobbiamo farlo in fretta perché non si possono aspettare 2 o 3 mesi. Alla vigilia della sfida contro il Benfica c'è anche spazio per fare un passo indietro e tornare a cartellino rosso sventolato in faccia ad Allegri. Ho avuto una reazione sbagliata, forse farebbe bene a tutti un bagnetto al mare, la battuta del tecnico, squalificato per il prossimo turno, anche se sperava in una multa. Secondo me sarebbe meglio lasciare i tecnici in panchina e donare in beneficenza a chi ne ha bisogno, i soldi delle ammende anche salate. Il Torino in casa ha la porta ancora inviolata e ha tutta l'intenzione di mantenerla tale anche sabato sera contro il Sassuolo. Una vittoria riporterebbe il Toro, oggi ottavo, nei piani alti della classifica prima della sosta. Sul momento dei Granata abbiamo chiesto un'opinione al direttore del sito toro.it, Ivana Crocifisso. Sentiamo. Ivana, bene, già una soddisfazione uscire sconfitti di misura da San Siro con dei impianti, insomma, sapendo che gli avversari ti hanno temuto e li hai messi in difficoltà, non facciamo come l'Inter. Però, peccato perché insomma c'è tanti impianti. Sì, tanti rimpianti, perché il Toro sicuramente avrebbe meritato di più, un punto perso ha detto Paro, ma chissà, forse senza quell'Andanovic così in grande spolvero il Toro avrebbe potuto raccogliere anche di più, quindi è stata una squadra coraggiosa, ci ha provato fino all'ultimo, poi ha pagato un errore nel finale, quindi il gol di Brozovic l'ha decisa, però sicuramente torna il Toro rinfrancato e con uno Juric in più. In questo momento. Ecco, perché è un po' però una cosa che Phil già visto lo scorso anno, contro le grandi squadre il Toro gioca bene, però non punge, un po' per mancanza di punta e un po' perché insomma un po' di imprecisione. Sì, anche perché è capitato che le squadre poi grosse così approfittassero di errori, magari dell'unico errore della partita, così come è successo contro l'Inter, quello è vero, però è un Toro che in questo momento ha dimostrato di giocarsela comunque con tutte, ha fatto punti con le 3 neopromosse che sono solitamente partono con grande entusiasmo, ma con le grandi comunque si è comportata bene, il punto con la Lazio che è in un buon momento e poi anche insomma una partita con l'Atalanta un po' strana perché il Toro anche lì come a Milano ha pagato per 2 errori, quindi penso che la strada sia quella giusta, ecco, ci fossero anche 2 o 3 giocatori in più sarebbe perfetto per Juric e per il Toro. Il Sassuolo contro il Lecce più di 20.000 persone, c'è possibilità di avere un quasi più neanche col Sassuolo. C'è voglia di Toro, c'è voglia di vincere, l'anno scorso con Sassuolo 1-1, ma una partita migliore. Sì, io penso la partita migliore dell'anno, quella col Sassuolo in casa poteva finire tranquillamente 3-4-0, poi quel gol nel finale del Sassuolo ha tagliato le gambe alla squadra che fino a quel momento tra l'altro cullava qualche sogno, non dico europeo, ma insomma d'alta classifica, quindi c'è stata questa beffa lo scorso anno, la squadra sarà un po' diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato, ma penso che insomma come gente, come pubblico ci sarà una grande risposta, perché non ci sono stati tantissimi abbonamenti, ma abbiamo visto che però come numero di spettatori i tifosi hanno risposto presente, quindi con Lecce lo hanno fatto, penso che lo faranno anche con il Sassuolo. Termina qui la parte informativa di TG Piemonte, ora le previsioni del tempo in collaborazione con 3B Meteo. Dopo, ospite del nostro direttore Danilo Poggio, il direttore di ARPA Piemonte, Angelo Robotto, per parlare di inquinamento ambientale e misure antismog. A seguire, una nuova puntata della rubrica Il Gastronomo. Restate con noi. E continuiamo allora il nostro spazio dell'informazione approfondendo molti temi che ci hanno tenuto compagnia anche durante quest'estate. Sono i temi legati all'ambiente e durante la pubblicità parlavo con il direttore generale di ARPA Piemonte, Angelo Robotto. Benvenuto, grazie di essere qui in presenza, finalmente ci vediamo anche noi di persona. Grazie. E diciamo che i temi dell'ambiente per fortuna sono sempre più, anche da parte nostra, cioè nei telegiornali, nell'ambito dei media, diventano sempre più rilevanti. Per fortuna perché vuol dire che c'è un'attenzione sul tema. Al tempo stesso però significa che forse i problemi iniziano ad emergere in tutta la loro gravità, ecco, e quindi forse i giornalisti un po' se ne accorgono un po' in ritardo anche rispetto ai tecnici che
da tempo ne parlano. Ecco. Diciamo, la notizia d'attualità, visto che comunque parliamo di attualità, è il fatto, e ne abbiamo parlato anche nel telegiornale, ripartono i controlli della qualità dell'aria e dell'inquinamento, e ripartono anche le misure antismog a partire da questa settimana fino al 15 aprile. Quindi la prima notizia, diciamo, un po' da commentare insieme, direttore, è questa, cioè ripartono un po' tutte le varie attività e quindi inevitabilmente per tenere l'aria un po' più sana bisogna fare queste misure. È proprio così. Beh, intanto mi sia permesso di dire contento di essere qua di nuovo in presenza nei vostri studi, e un saluto a tutti chiaramente. Ebbene sì, è proprio così. Il protocollo antismog prevede che un protocollo più ampio rispetto a quello del passato, che dal 15 di settembre al 15 di aprile, quindi un mese in più perché prima partiva a inizio ottobre, ci sia l'applicazione delle valutazioni del protocollo che prevedono, quello che tocchiamo con mano tutti sicuramente, delle limitazioni sul traffico veicolare, che sono spiegate molto bene su tutti i siti istituzionali, certo, anche in quello di ARPA Piemonte, per cui sorvolerei, ma la cosa importante da tenere in considerazione è che non c'è soltanto traffico veicolare, ma si parla anche di importanti limitazioni in ambito di riscaldamento, quindi già da domani non si usa il pellet che non sia almeno a 1 nel riscaldamento con biomasse, quindi facciamo attenzione, e i 18 gradi che non devono essere superati. Poi ovviamente ci sono delle particolarità a seconda che si sia in semaforo verde, arancione o rosso, e questo, certo, dipende dalle previsioni che fa ARPA. Un tempo si osservavano i valori e poi c'era un rincorrersi anche di telefonate per dire ma tiriamo fuori questo dato, il semaforo com'è. No, oggi è molto schematico perché 3 giorni di superamento previsti e si passa in arancione di 50 microgrammi al metro cubo. 3 giorni di superamento previsti di 75 microgrammi al metro cubo di polveri e si passa direttamente in semaforo rosso, con le limitazioni conseguenti. Vi sottolineo che non solo sul riscaldamento, non solo sul traffico veicolare, ma anche sull'agricoltura ci sono importanti limitazioni che vanno tenute in considerazione. Da un lato, no abbruciamento di materiale vegetale, certo, dall'altro no spandimento di reflui zootecnici nei campi, perché provocano una emissione di sostanze che poi nella chimica dell'atmosfera si trasformano, certo, in polveri. Ecco, quindi questo, sommando tutto insieme, è sicuramente complicato. Si è parlato di temperature, nell'ultimo periodo se ne è parlato molto, anche perché c'è tutto il tema del consumo energetico, del necessario risparmio, della situazione anche a livello internazionale, quindi vediamo quanto poi i temi siano estremamente complessi, no? Il tema ambientale si intreccia con la politica internazionale, con le tensioni, con l'economia, come vediamo. Ecco, quindi ne parlavo, e bisogna dirlo, con Sara Schiero questa mattina, e quindi lo voglio riportare perché lei effettivamente è stata la prima a dire ma questo come va a influire su tutto il resto? Ebbene, è certo che l'ambiente è trasversale e ormai dobbiamo averne piena contezza. Soprattutto un risparmio in termini di temperature all'interno delle abitazioni, degli edifici pubblici, degli esercizi commerciali è importantissimo, perché meno emettiamo e meno buttiamo fuori inquinanti per la qualità dell'aria, certo, ma anche i gas climalteranti, che sono principalmente l'anidride carbonica. Quindi, perché anche di cambiamenti climatici non possiamo non parlarne, anche questo certo, ormai ha un peso, e i negazionisti anche in quel campo lì non ci sono più tanto. Quindi tutto questo insieme di ragionamento porta anche al cittadino, che magari è un pochino frastornato, perché un tempo gli si diceva ma cosa c'è di
più naturale che riscaldarsi con la legna. In effetti. Ecco, verrebbe da pensare proprio così. E invece, grazie ai nostri studi, a tutte le valutazioni, io mi permetto di dire che Arpa Piemonte, anche attualmente con il riconoscimento di ente di ricerca, sta lavorando molto anche in questo campo, e noi abbiamo avuto, lo dicevamo, abbiamo avuto una conferma enorme nel 2020, quando in epoca di assoluto lockdown noi abbiamo avuto più superamenti in quel periodo di PM10 che in altri periodi. Perché? Perché il complice il meteo certamente, ma complice anche il fatto che le polveri sottili che escono dalle combustioni di biomasse legnose, quindi stufe, caminetti, ma anche abbruciamento di vegetali nell'agricoltura, nei campi, questo ha un tracciante che è molto specifico, quindi dalle nostre analisi si vede che sono polveri che vengono fuori dalla legna che brucia. Quindi dobbiamo fare sicuramente da un lato attenzione, dall'altro rispettare le norme, perché queste norme, parlo di questo protocollo antismog, è costruito anche costruito dalla regione, ma sulla base di indicazioni tecnico-scientifiche che vengono da noi, e quindi sono indicazioni oggettive. Sì. Ecco, e poi c'è il tema che quest'estate abbiamo affrontato tantissime volte, della siccità. Adesso, sempre durante la pubblicità, lei mi diceva: guarda che il problema non è mica finito. Parlando con i produttori e in generale agricoli, in modo particolare vino, visto che in questo periodo si parla di vendemmia, ma insomma vale per tutti, un po' la situazione sembrava un po' più a posto, perché qualche pioggia c'è stata ultimamente, ma naturalmente il vostro è uno sguardo più ampio che guarda ai decenni, no? E quindi qual è la situazione davvero? Insomma, adesso l'abbiamo recuperata e siamo a posto? No, purtroppo no, perché è vero che nel momento in cui diminuisce la domanda, diminuisce la richiesta di acqua, allora pare che il problema quasi perché sia fa meno caldo. Svanito. Cioè, più che altro perché in agricoltura serve l'irrigazione era ad agosto, adesso non lo banalizzo, sì, ma sì, no, serve è molto meno. E quindi il problema però è che noi abbiamo i dati, e i dati ci dicono che ad oggi, malgrado un po' di pioggia che indubbiamente ci sono state e hanno alleviato, però siamo ancora a un deficit pluviometrico di circa meno 40% nell'arco dell'anno. Ma quindi rispetto allo scorso anno? Rispetto allo scorso anno, noi facciamo le valutazioni rispetto agli ultimi 65 anni. Certo, così. Così abbiamo una visione più ampia, per cui le falde sono ancora da ricaricarsi, quindi hanno sicuramente un deficit importante, e quest'estate noi abbiamo avuto delle serie molto importanti su cui riflettere, e lo stiamo facendo e rifletteremo, soprattutto dando questi dati alla politica che prontamente li tiene in considerazione. Noi abbiamo avuto dei combinati delicati, no? Perché il secondo maggio più caldo, il secondo giugno più caldo, il secondo luglio più caldo. Mischiamo calore, quindi temperature molto alte, a periodi assolutamente di non piovosità. Ecco, il mix venivamo da un inverno di 111 giorni senza pioggia, quindi sì, anche certo. Questo caso, per cui messo tutto assieme sicuramente il tema dell'acqua è un tema da tenere molto molto in attenzione. E poi quando piove, lo dico proprio da uomo della strada, piove in modo incomprensibile, cioè vengono giù, è sempre stato che in estate arrivavano dei temporali forti, ma ne succedeva uno o due, ormai sembra che la pioggia sia esclusivamente fatta così, e posso capire che per chi lavora in campagna è difficile raccogliere così tanta acqua in così pochi momenti, la stessa terra non riesce neanche ad assorbirla, no? Ma lei ha toccato un tema importante, vi do dei dati, nessuno può fare previsioni a lungo periodo se non con la sfera di cristallo che noi non abbiamo, ma le serie storiche ci dicono che
Nell'arco dell'anno più o meno la pioggia che viene giù si è ridotta di pochissimo, di 1, 2, 3% negli ultimi 65 anni. Noi oggi siamo a meno 40% di pioggia che è venuta giù, lo dico male, sì. Ma a un certo punto, se dobbiamo rimanere in quella serie storica del meno 2%, un 38% dovrà venire giù, e se viene giù di colpo e in aree limitate, ecco che c'è l'alluvione. Allora, questo è cambiamenti climatici, quindi anomalie. Ecco, perché adesso appunto, e lo dico da alessandrino, ci preoccupiamo già guardando l'autunno, perché dopo aver visto per tutta l'estate noi stessi con le telecamere a vedere i fiumi praticamente totalmente scarichi, anche qui la Dora davanti a noi, o il Po, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato ampiamente anche con voi, e poi c'è l'ottobre-novembre in cui si va a vedere Tanaro, Bormida, la Dora in altre zone, con paura che cresca troppo, no? Ora, speriamo ovviamente di no. Però io una sottolineatura mi sento di farla, che i nostri dati oggi vengono ascoltati almeno dalla politica regionale. L'anno scorso, nel mese di dicembre, la politica fece una delibera di giunta già per fronteggiare i potenziali rischi di una possibile siccità, e adesso ci si ragiona e prendono in considerazione i nostri dati per fronteggiare possibili ulteriori anomalie, che cambiamento climatico vuol dire anomalia, e noi ormai dobbiamo tenerlo in considerazione e fronteggiarlo anche con misure strutturali, perché oggi ormai questo è un dato di fatto. Noi potremmo andare a inquinare di meno, e dobbiamo farlo, dobbiamo rispettare dei protocolli, e già cerchiamo di farlo, vedasi il protocollo antismog, che comunque ha delle ricadute anche su questi aspetti, ma quello che ormai è fatto non possiamo più tornare indietro, non dobbiamo andare più avanti. Grazie. Grazie davvero ad Angelo Robotto, direttore generale ARPA Piemonte, come dico sempre tramite lei, grazie a tutti gli operatori che a vario titolo, con le diverse competenze, abbiamo visto quanto sia l'argomento complesso, quindi ce ne vogliono tante di competenze, sono in giro per il territorio a raccontarcela, noi l'aspettiamo ormai, conosce bene la strada anche fisica e non solo virtuale, l'aspettiamo in studio per raccontarci tante altre cose, anche perché abbiamo visto che i temi sono talmente tanti che ne avremo sicuramente occasione. Con piacere e bene, insomma. Viva tutti noi e cerchiamo di tenere duro. Bene, grazie. Grazie direttore, e grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento con i programmi di GRP.